Comunque, ieri mattina è stata firmata una convenzione con cui la provincia di Foggia, che è responsabile dei locali del Da Vinci, ha concesso alcuni di questi locali, in particolare le ex officine dell'ITIS Da Vinci e l'auditorium, all'Università di Foggia. Il punto però è che non si è passati appunto dalla presidenza, dalla direzione, almeno per avere un chiarimento riguardo a come procedere. Allora, effettivamente noi eravamo a conoscenza di questa proposta e avevamo dato anche l'assenso positivo affinché avvenisse questa convenzione. Un po' di rammarico per non essere stati coinvolti poi nella firma di questo protocollo, però l'importante è la finalità, e la finalità è quella di mettere a posto dei locali che da tempo sono in uno stato di abbandono e quindi potrebbero essere utilizzati e dall'università e dalla scuola. Ci sono tuttavia una serie di criticità, sia per quanto riguarda la gestione della provincia di questi locali, che per quanto riguarda invece l'altra ala, che riguarda invece l'ufficio scolastico regionale. Allora, in effetti, noi abbiamo delle criticità che sono dovute alla vastità e alla complessità della scuola. È una scuola su due plessi, una scuola enorme come spazi, una scuola che ha 1300 alunni, una scuola che ha tanti laboratori e quindi problematiche legate all'ammodernamento e alla manutenzione di questi laboratori. Purtroppo notiamo negli ultimi tempi una scarsa attenzione alle problematiche della scuola, sia da parte dell'ente provincia, che ha promesso diversi interventi, ma a tutt'oggi interventi sostanziali non ne sono stati fatti, tant'è che abbiamo un auditorium qui al plesso d'Altamura ancora in uno stato di non agibilità, abbiamo delle strutture fatiscenti e non ancora in grado di poter garantire ai ragazzi un'adeguata preparazione e un'adeguata vivibilità. Ci sono aule addirittura che sono eccessivamente calde, pur avendo richiesto dotazioni di aria condizionata, ma non ci vengono date per motivi evidentemente economici. Però il problema fondamentale è quello anche del personale che manca, personale che viene assegnato alle scuole dall'Ufficio Scolastico Regionale, nella fattispecie dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, che tiene conto solamente dei dati dovuti all'organico di diritto, però non tanto più appunto all'enorme vastità dei locali, degli spazi, che non possono essere messi a paragone con scuole più piccole che hanno, per esempio, corridoi o laboratori in misura molto inferiore. Per cui noi abbiamo necessità di personale in più, soprattutto di collaboratori scolastici per la vigilanza, che attualmente non è del tutto adeguata, e di un'attenzione particolare da parte dell'ente provincia, che è l'ente proprietario della struttura, perché la scuola ha una necessità di manutenzione costante. Anche perché l'Istituto Altamura Da Vinci è un istituto in crescita che conta circa 1300 studenti e ci sono ancora numerosi iscritti. Abbiamo 1300 studenti, abbiamo 200 unità di personale, fra amministrativo e docenti, collaboratori scolastici, personale e assistenti tecnici, abbiamo i corsi serali, abbiamo una convenzione con un ITS dove siamo scuola promotrice, l'ITS Green Energy Puglia, quindi siamo avanti anche come proposte di post diploma. Abbiamo una convenzione con i FTS, quindi tutte attività che possono permettere ai ragazzi che si diplomano di inserirsi in maniera più adeguata sul territorio. Ma oltretutto i nostri alunni, i nostri studenti, quando escono da questa scuola col diploma, sono subito, o perlomeno la maggior parte, presi dalle aziende del territorio. Quindi,
Quello che voglio sottolineare è un'azione sociale della nostra scuola che fornisce gli elementi migliori alle aziende del territorio, alle grandi aziende del territorio, come pure a quelle piccole. Faccio un esempio: l'Istituto Poligrafico dello Stato, Manda Group, Ferrovie dello Stato, Rosso Gargano, e quanti altri. Per cui è un interesse anche sociale che questa scuola venga attenzionata in maniera adeguata, perché se Foggia la vogliamo cambiare, se Foggia la vogliamo far vivere, dobbiamo far rimanere i nostri studenti qui a Foggia. E noi siamo una scuola che fa sì che i nostri studenti rimangano nelle aziende del territorio e quindi diano un contributo anche allo sviluppo economico della città e di tutta la capitanata.